E buonasera ragazzi, bentornati in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo episodio degli Arcade Games. Nello scorso episodio abbiamo affrontato Pac-Man, la pallettina gialla che volando tra i corridoi blu della sua mappa prendeva le pallettine, si mangiava un sacco di pallettine e sconfiggeva i fantasmini colorati, mentre in questo episodio andiamo ad affrontare il centipede, ovvero un vermone gigante che scende giù dallo spazio e cerca di distruggere tutto quello che vuole, che fa tutto boh 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 boh. È un gioco centipede a cui ho giocato solo qualche volta per provarlo, appunto, sapendo che l'avrei portato e che adesso non riesco più a... Ok, non mi ricordo più come si giochi, sinceramente. Ah, ok. Noi praticamente siamo questa specie di serpentino. Un attimo che abbasso il volume perché è altissimo. Cioè sta a 24 e mi cerca, vabbè. Dicevo, noi siamo questa specie di serpentino e spariamo, dobbiamo sparare al centipede. L'unica cosa è che il centipede dobbiamo cercare di sparargli in testa, perché se gli spariamo poi... Se gli spariamo, dicevo... Ok. Se gli spariamo... Non vi ho spiegato praticamente niente. Se gli spariamo sul corpo, ecco, c'è il ragnetto che mi frega sempre. Se gli spariamo sul corpo, dicevo, questo si sdoppierà. Quindi dobbiamo cercare di sparare in testa in modo che crepa di testa. E vabbè, sto ragnetto mi frega sempre. Dicevo, dobbiamo cercare di sparargli in testa in modo che... Un ragnetto di merda, ok. Cercare di sparargli in testa in modo che non si sdoppi e quindi che non ci faccia rincoglionire tante volte. Però sinceramente questa non è la mia tattica, perché la mia tattica è sparargli dove cavolo voglio, ogni volta che voglio. Ecco, poi scendono sti cosi che sinceramente non so cosa siano. E come vedete è pieno di funghetti la mappa, ok? Questi funghetti vengono rilasciati quando un pezzo di centipede viene colpito. Quando appunto questo pezzo di centipede viene colpito, rilascia i funghetti. Ora, i funghetti, ragnetto di merda, siamo già a livello 5, i funghetti fanno rimbalzare centipede e anche tutti gli altri mob, diciamo, del gioco, tra cui il ragnetto e quell'altra palla, e quella specie di... Perché c'è una salamandra? Aiuto, vai su! No, ragnetto di merda, quanto lo odio! Ok, abbiamo finito la prima partita, non ci ho capito praticamente niente, adesso vi spiego un po' meglio. Abbiamo fatto 9233 punti. Allora, dicevo, facciamo un po' un riassunto di tutto. Centipede è questo vermone che scende, cioè questo vermone, queste pallette che dovrebbe essere un vermone. Infatti l'icona è questa qua. Che viene giù. Noi dobbiamo cercare di distruggere tutto il vermone, però sparandogli in testa, perché se gli spariamo sul corpo, questo si dividerà in due centipedi più piccoli. Dobbiamo praticamente semplicemente distruggerlo prima che arrivi a terra. E abbiamo ovviamente tre vite. Però ogni volta che si sdoppia centipede, cioè ogni volta che viene colpito centipede, crea uno di questi funghetti che si possono distruggere, ma che, per quello che ho capito, alla fine di ogni livello danno dei punti. Quindi adesso abbiamo fatto 9233, cerchiamo di fare di meglio. Teoricamente, vabbè, a parte che ci sta il ragnetto, che io lo odio, perché mi ammazza sempre. Ci sta sto ragnetto che si mangia praticamente i funghetti, e che noi dovremmo, teoricamente, non dovremmo distruggerli tanti funghetti, perché è vero che fanno rimbalzare centipede, però ci danno anche i punti. Guarda che schifoso, madonna. Ma io mi chiedo, io ora sto giocando con il mouse, ma come facevano a giocare con il col gamepad là? La levetta con i tre pulsantini. Ecco, poi ci sta staffare che viene giù, che non so cosa sia, sinceramente. E se vedete, ogni tanto cambiamo colore, ok? Mi dice che ho ancora due vite, se non sbaglio. Ah, ragnetto schifoso. E noi possiamo andare anche su e giù, entro un certo limite, tipo di tre blocchetti. Ok, ogni volta che muoio, infatti, mi fa il reso conto del punteggio. Ma siamo al ragnetto di merda, Ok, scusate se sto zitto un attimo, ma mi ero concentrato tantissimo. Tra l'altro centipede, una volta che arriva per terra, inizia a tornare... Guarda sta testolina, inizia a tornare in alto, quindi noi possiamo muoverci anche in alto, se vedete. Quella salamandra dai punti! Non l'ho preso. Comunque quella salamandra dovrebbe essere tipo punti extra. Ma si sta sdoppiando allora! Oh, sono sempre di più! Vabbè, sono stupido, stavo scappando praticamente. Ok,
credo che abbiamo perso. Ok, però abbiamo fatto 11.434. Cerchiamo di fare di meglio. Questo giochino in realtà è abbastanza strano, perché la versione, cioè, avevo giocato di sempre qua, però mi ricordavo di aver giocato qua. Ecco, infatti si gioca anche con le frecce e tastiera. Ho pugiato un pulsante che non dovevo pugiare. Ok, dicevo, proviamo a giocare un attimo. Vabbè, questa non valeva. Proviamo a giocare un attimo con le frecce e tastiera, perché dovrebbe essere più difficile teoricamente, perché col mouse è relativamente... Vabbè, adesso muoio un attimo, perché ormai... Dicevo, adesso proviamo un attimo a giocare con le frecce da tastiera, che dovrebbe essere teoricamente più difficile. Allora, sì, confermo che è più difficile. Sia perché spara molto più, molto meno colpi spara, sia perché ancora non l'ho preso una volta, sia perché il fatto che devi muoverlo anche in alto ti rincoglionisce un po' la vita. Come ho fatto a prendermi? Dai, era più in alto, era... Dai, il ragnetto mi frega sempre. Mi frega il ragnetto del cavolo. La tattica... vabbè, ma sono stupido. Però se gli va addosso al ragnetto. La tattica, secondo me, è sparare sempre nello stesso punto, in modo che quando si sdoppiano riesci a prenderle tutti quanti insieme. Passate per qua in mezzo, brutto schifo. Eccoli, eccoli, eccoli. E infatti ne ho distrutti tantissimi, vedete. Sono rimasti due. Perché poi questi giochini sono fatti, cioè, tutti i giochi, tutti gli arcade games sono fatti... Ma perché? Ma ero più basso. Tutti gli arcade games, dicevo, sono fatti che ti fa la raffica quando inizia a colpire gli oggetti. Cioè, se vedete, adesso appena inizia a colpire qualcosa, inizia a sparare più velocemente. Vediamo un po' se riesco a... Ah, sono stupido. È difficilissimo, è veramente difficile questo. Ora, prima avevo fatto però... Ho fatto molti più punti, perché adesso non sto facendo così pochi. Boom 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 boom. Ok. Ragno di merda, ragno di merda. Quanto l'odio, quanto l'odio. Ok, ok, ok. Dai. Oh, l'ho preso. Ok. Vai, vai, livello 2. Cioè, in realtà non è proprio livelli, però. Ma, no, non l'ho preso. Quasi. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. No, ragnetto schifoso. Che schifoso il ragnetto, là, abbiamo fatto veramente poco. Dobbiamo battere il nostro record, che è tipo 11.000 qualcosa. Cerchiamo di non morire magari subito da sti ragnetti schifosi, che ci hanno un botto di punti in realtà, però sono delle merde, perché vanno dove ti concentri sul centipede e poi arrivano i ragnetti che ti fanno il culo, perché vanno dove gli pare. Oddio che culo, oddio che culo. Aiuto, adesso devo aspettare. Aiuto, aiuto, aiuto. Oddio, oddio, oddio. Vabbè, era possibile. Era pieno sia di funghi che di testa di centipede. Vabbè, guardate, il ragnetto impazzisce a un certo punto. 5641. Dobbiamo fare di meglio, dobbiamo fare di meglio. Invece, invece. Ma dai, però. È imprevedibile, cioè, è prevedibile il ragnetto, ma non è difficile da prevedere. Nel senso che ci stanno questi funghetti, che quando sbatte sui funghetti è un po' un casino. Vabbè, sono stupido forte. È veramente difficile, raga. Sembra una cavolata, ma è difficilissimo. Col mouse è molto più facile. Certo, se magari... In realtà il fatto che il ragnetto mi mangia i funghetti che stanno al mio livello è abbastanza comoda come cosa, perché... Però devo anche tenerlo d'occhio, Cioè, è abbastanza comoda come cosa. Dammi i punti, schifoso. È abbastanza comoda come cosa perché... vabbè, ma mi stavo abbassando, È abbastanza comoda come cosa, perché almeno quando mi muovo di sotto so dove andare. Cioè, nel senso, non ci stanno questi funghetti in mezzo che mi rompono le pasque e non posso andare dove ci stanno i funghetti. Vai, 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 spaccare, basta, spaccare, basta, spaccare, basta. Vai, 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 spaccare, basta, spaccare, basta, spaccare, basta, spaccare, basta. La testa, la testa, rimane una testa. Testolina volante. E muori. Già, è difficile. Quando ne rimane una è difficilissimo. Ma guardate... Dio, Dio santo, tra la testolina e il ragno è un casino. No, vabbè, ma sta stronza, è arrivata un'altra. No, ma sta... vabbè. Quando rimangono le testoline uniche è veramente un casino. Proviamo a farne un'altra con il mouse, forse ci viene più comodo. In realtà col mouse è comodo se il mouse lo tengo basso, perché se lo tengo alto, dopo ci metto un po' a spostarmi verso il basso. Col mouse è più comodo perché si può muovere anche in diagonale. Cioè, tipo così, no? Invece col... vabbè, ma sono cretino, però. Con le freccette si può muovere solamente in orizzontale e in verticale. E il ragnetto deve morire malamente. Muori malamente, per favore.
Ma sono stupido. Cioè, ho perso tre vite ragnetti. Tre vite ragnetti. Vabbè, proviamone un'altra. Direi l'ultima, perché sto veramente sclerando questo giochino. Dai, 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 spacca, 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 dentro, spacca in mezzo, spacca in mezzo. Sarà un video molto breve questo, ragazzi, perché in realtà non ho avuto sinceramente tempo di registrarlo, quindi sto registrando stasera, che è martedì sera, mentre sto aspettando Raika per registrare la Sky Element, quindi proprio un casino. Oh, ok, ho fatto fuori. Quindi scusate se verrà un video breve, ma non ho avuto proprio tempo di registrarlo. Infatti, se vedete in questi giorni... vaffanculo. In questi giorni non sono usciti i video perché siamo stati molto impegnati tra la scuola e tutto. C'eravamo un sacco di verifiche. Proprio non siamo riusciti a portarvi i video in queste settimane. Ci dispiace. Infatti adesso, sperando che queste prof infami ci smettano di fare delle verifiche. Livello 3, vai, livello 3. Questa non ho capito se la devo... Sì, devo sparare. O seppure venendo giù mi fa... Ma dai... Così dicevo, o seppure venendo giù mi fa tipo un favore. Senso, non so se gli devo sparare, sinceramente. Vabbè, il ragnetto è una merda. Il ragnetto è una merda. Quindi, ragazzi, con il ragnetto è una merda vi lascio. Perché sì, ve l'ho spiegato adesso. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete. Dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la trallissima. Seguiteci su Instagram e su Facebook. E come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!